Il 30 marzo l'Associazione Teatro della Parola è stata a Matera nell'ambito di una manifestazione organizzata da Europassione per l'Italia e per le attività culturali propedeutiche al deposito della candidatura per il riconoscimento del patrimonio immateriale dell'umanità UNESCO Convenzione 2003. Presenti a Matera, oltre alla nostra associazione, quasi 200 attori provenienti da tutte le parti d'Italia, che hanno recitato su un copione scritto per l'occasione La Passione nei Sassi, dal professore Claudio Bernardi, dell'Università, Cattolica. La regia è stata curata dalla regista, la dottoressa Anna Maria Ponzellini. È un'esperienza che ci ha, veramente fortificato ed è stato molto bello, poter rincontrare tutti gli altri sodalizi che insieme all'Associazione Teatro della Parola concorrono al riconoscimento. Noi dell'associazione ATEPA eravamo presenti a Matera ed eravamo circa una ventina tra aiutanti, volontari e figuranti, quindi come attori. Ed è stata una grandissima esperienza anche perché all'interno di quella che è Matera, della realtà che è Matera, che sono i sassi di Matera, all'interno dei quali si sono svolte tutte le scene di questa passione. C'è stato praticamente un vero e proprio gemellaggio con tutte queste realtà che assieme alla nostra hanno vissuto quella che è stata un'esperienza non unica, ma non esattamente identica alla nostra, perché ognuno di noi ha le nostre tradizioni, alle nostre abitudini, le nostre scene, i nostri copioni, però ritrovarci tutti lì insieme. È stato veramente emozionante. È stato un abbattere tutto quello che c'era prima e costruire praticamente una cosa quasi nuova tutti insieme. Per avere poi lo stesso risultato emozionante che in qualche modo legava tutti i sodalizi lì presenti. E questo perché veramente le sacre rappresentazioni erano il filo diciamo conduttore ed erano ciò che veramente legava questi 40 sodalizi lì presenti. A Matera abbiamo provato delle sensazioni veramente uniche. Tutte le scene erano allestite all'interno del rione Sassi, che è già patrimonio dell'UNESCO. Sembrava di essere a Gerusalemme. Ogni scorcio, ogni vicoletto raccontava qualcosa e la presenza di tutti questi attori vestiti con i costumi tipici delle rappresentazioni dava veramente un'emozione grandissima, sia a noi che eravamo nell'organizzazione, ma anche il vedere i volti stupiti delle persone che improvvisamente si trovavano davanti le scene che man mano venivano rappresentate.